Considerato il rifugio per eccellenza per i più golosi, il gelato si trasforma in festival percorrendo l'Italia a bordo di un truck, arrivando anche in Francia, Germania, Spagna e Olanda per far scoprire i segreti di un'arte fatta di qualità e creatività. Partito da Firenze lo scorso 1° maggio, il Gelato Festival fa tappa a Lecce, dove 10 maestri gelatieri si sfideranno con le loro creazioni per aggiudicarsi la vittoria di tappa affidata ad una giuria tecnica e ad una popolare. Gelato come rifugio, come passatempo, ma anche come un prodotto italiano che fa parte della cultura gastronomica del nostro paese. Una manifestazione che promette di diventare, fino a domenica prossima, un'attrattiva irrinunciabile, con il Buon Talenti, il laboratorio mobile del gelato artigianale più grande mai costruito, dedicato al poliedrico architetto del Rinascimento fiorentino che inventò il gelato e dove i maestri gelatieri si misureranno a vista, creando gusti impensabili, energizzante dedicato ad un noto marchio di energia elettrica o addirittura con pane e pomodoro. Ma quando si mangia? Come dolce, come primo, come antipasto? No, si mangia come un buon gelato perché i pomodorini sono stati caramellati inizialmente in forno, quindi con del miele di acacia e dello zucchero spolverato sopra, infornati per un paio di ore a 120 gradi, quindi abbiamo dato quel agro del pomodoro, però abbiamo un attimino dato anche il gusto dell'acacia e del miele, quindi un bel connubio insomma, da assaggiare.